Ragazzi, welcome back. Sono Zeffo, anche conosciuto come quello che faceva le hack brutte sul web. E non mi crede nessuno, però va bene così. E ho sistemato anche l'audio. Però la cosa più importante di questo video è che, come potete vedere, ho cominciato una nuova serie, si spera che la porterò avanti finché potrò portarla, su Pokémon Twilight, un fan game. Anzi, in realtà non abbiamo mai fatto serie su fan game. E quindi, beh, cominciamo con questa. Oserei. Oh, ciao Blaine, ti sei perso per strada? Benvenuto al mondo dei Pokémon. Il mio nome è Canfora, no, è passato dall'ufficio anagrafe, ha cambiato nome, va benissimo. Decisamente non abbiamo bisogno di aiuti perché noi siamo professionisti. E beh, giustamente, noi che per tradizione prendiamo la ragazza, prendiamo la ragazza. Che è Cetra con le palette rossicce e ci chiamiamo sperando di riuscirci. E infatti, chissà perché lo sapevo. E a sto punto. Ah, parte il gioco subito madre, che scassa il cazzo. Allora, sbrigati o farai ritardo. E invece me la prendo comoda, ok? Cioè, questa qui è una scena presa pari pari da Pokémon Oro e Argento. E infatti, come potete vedere, una delle caratteristiche che mi ha più attratto di questo gioco dai vari screenshot nei forum, eccetera, eccetera, è proprio la grafica in stile Oro e Argento che io adoro. Tra l'altro anche Oro e Argento sono tra i miei giochi preferiti, quindi. Mua! Vabbè, ci ha dato le scarpe da corsa, che praticamente ci fa mettere il pepe nel culo, direi che è perfetto. E siamo al villaggio Lagoletto. A volte guardo la televisione attraverso le finestre delle altre persone. Sai che ti possono denunciare per stalking, tipo? Ah, ciao Blaine. Sì, scusa, Canfor. Vabbè, come sai, sì, lo so. Io studio la relazione tra il nostro mondo e il mondo conosciuto come il Regno delle Ombre. Sono finito in Yu-Gi-Oh! E non lo sapevo. Tra l'altro Yu-Gi-Oh! Della 4Kids, perché il Regno delle Ombre non esiste, però va bene. Vedi, le ombre che vediamo sulla Terra non sono altro che dei posti dove la luce non raggiunge. Che traduzione di merda, va bene, facciamo che ci ricomponiamo e rifacciamo tutto. Sono dei collegamenti al Regno delle Ombre, il quale è parallelo al nostro mondo. Ho deciso di studiare questo reame al meglio che posso, per imparare di più, riguardo al loro mondo e il nostro. Ecco che entri in gioco tu, Zeffa. Ho bisogno che tu raccolga tre antiche reliquie e queste reliquie contengono l'abilità per aprire un portale per il Regno delle Ombre. Sono nascosti in tre templi locati nelle tre altre isole. Ah sì, perché questa regione è formata da quattro isole, noi chiaramente siamo su una di esse. L'unica isola senza tempio perché noi siamo stronzi, ma va bene così. Bene, vorrei che. Oh, finalmente ci dà il Pokémon. Allora, ci propongono Spoink che se lo può tenere tranquillamente. Poi. A meno che non ci sia Chimchar, questo è mio. Oppure Zorua. Però anche Zorua. Anche Zorua ispira, voglio dire. È un bel Pokémon Zorua. Però no. Il Sinnoh Fang che è in me vuole Riolu e quindi ci prendiamo Riolu. E siccome voglio fare la JoJo Squad, a caso però va bene. Ah, e se vi state chiedendo perché c'è scritto Ita sotto, è perché chiaramente io ve lo devo tradurre in italiano questo gioco, come avete visto. E se vi state anche chiedendo perché la facecam è così scura, è perché Pokémon Twilight, Pokémon Crepuscolo, ho pensato che almeno per il primo episodio si potrebbe dare un tono molto. Così, ecco. No, in realtà è che non ho avuto tempo di registrare tutto il giorno e mi sono ridotto come al solito tardi, ma. Dettagli. E mi sa che quest'altro ce lo prendiamo sicuro. Prima che mi usi attacco d'ala e mi spacchi la faccia, io la tento. La vita è qualcosa di terribile. Ecco, ne ho trovato un altro già al 14. No, qua ci vado pesante. Perfetto. E ci si riprova. T'ammazzo la famiglia se mi esci. Ovviamente gli diamo un altro nome tema JoJo. Zeffo, hai detto che le JoJo Quartz hanno smesso di fare ridere tipo subito? E allora perché tu chiami i tuoi Pokémon come gli stand di JoJo o i personaggi di JoJo? Ma perché i Pokémon con.
non ho visto niente. E beh, direi che per questo primo episodio di Pokémon Twilight possiamo anche chiuderla qui. Nel prossimo episodio salperemo per questa fantomatica isola e scopriremo il futuro che ci attende. Di sicuro non sarà molto luminoso, visto che stiamo parlando di Regni delle Ombre. Voi, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova serie, se vi piace, se vi interessa, se devo continuare, se devo portare anche altri fangame, se avete consigli... Dai, lo sapete, dai, usate sti cazzo di commenti. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo episodio.